il Pescara senza Giambo e Drudi, recuperato Memushai che parte però dalla panchina al pari di Pompetti perché non al meglio, sono le due novità rispetto al match col Siena. Cancellotti terzino destro, Zappella per la prima volta dal primo minuto mezzala e poi Cernigò in luogo di Ferrari nell'Olbia 3-4-1-2, c'è Chierico al posto di Lella infortunato, Biancu tra le linee alle spalle di Ragazzu e Udo, c'è questa prima insidia da parte dell'Olbia per la porta pescarese con il palo colpito da La Rosa che segnerà il gol del momentaneo vantaggio, poi ribalterà tutto in un finale clamoroso il Pescara. Dunque il palo di La Rosa dopo pochi minuti all'inizio della partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vediamo ora il Pescara che attacca il tiro centrale su un problema per il portiere Cioci. Pescara senza idee nel primo tempo, senza garra, senza intensità, menare le danze proprio la squadra sarda. Vediamo il tentativo ora di testa, poi la respinta e ancora l'Olbia con questa azione, il destro che viene scoccato da Biancu, la palla bloccata senza problemi dall'estremo difensore del Pescara Sorrentino, poi un'altra insidia per la squadra pescarese, la palla respinta, attenzione, il controllo, il destro di La Rosa con la palla che termina di poco al lato e dunque altro brivido per i biancazzurri e il destro invece vincente subito dopo al 23esimo sugli sviluppi di una rimessa laterale, qui avrebbe dovuto fare molto meglio nella fase di non possesso la squadra di Gaetano Auteri sugli sviluppi appunto del fallo laterale, tra poco vedremo il gol, lo rivedremo, c'è lo scarico col colpo di tacco di Ragazzu e il destro di La Rosa che sorprende, dobbiamo essere sinceri, Sorrentino, La Rosa, classe 1988, 34 anni, porta in vantaggio la formazione sarda, vediamo il tentativo, o meglio la reazione del Pescara, è tutta qui con un colpo di testa di Cancellotti che termina altissimo, 35esimo, Olbia ad un passo dal 2-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, salta più alto di tutti Brignani, la palla termina ad un soffio al lato alla destra della porta difesa da Sorrentino, siamo al 49esimo nel secondo tempo, guardate come muove benissimo il pallone l'Olbia, Arboleda, altra grande opportunità, quasi occhi negli occhi con Sorrentino, ma spedisce altissimo l'ex giocatore dell'Aquila, stagione 2016-2017, classe 97, entra Ferrari al posto di Cernigoi, ci sarà un triplice cambio da parte del tecnico Gaetano Auteri, Ferrari, l'uomo della provvidenza, attenzione 61esimo, il destraccio di Zappella che ha giocato dal primo minuto per la prima volta nel ruolo di mezzala, già con buoni effetti nella partita di Pesaro dove aveva trovato il gol, ma in corso d'opera il 2-0, qui alza di poco la mira sul calcio di punizione Ragazzu e poi l'ingresso in campo di Frascatore al posto al 70esimo in luogo di Cancellotti, torna una sorta di 3-4-3, c'era stato anche l'ingresso in campo di Nzita, qui il colpo di testa di Janes con la palla che termina di poco al lato, spinge il Pescara negli ultimi 10 minuti con la forza dei nervi, con grande generosità c'è il colpo di tacco, attenzione, poi il tentativo, vediamo, proprio di Clemenza da fermo, il suo sinistro ben piazzato, il portiere dell'Olbia Cioci, classe 2002, che aveva combinato una frittata al termine del primo tempo, una punizione senza esito per il Pescara, poi guardate qui Ragazzu, il suo destro all'83esimo, con la palla che sfiora la traversa della porta pescarese, dunque Olbia ancora minaccioso vicino al gol del 2-0, siamo all'84esimo, l'azione continua, si lamenta Ferrari, c'è il giro palla, è entrato anche Memushai, poi Pontisso alza la testa, il suo assist perfetto per Ferrari che prende il tempo a Pisano che era stato bravissimo nel corso di questa partita, il classe 86 ex Cagliari, ma più bravo di lui è Franco Ferrari, 14esimo centro in campionato, record di marcature per il bomber italo-argentino che è entrato in corso d'opera al posto di Cernigoi, il gol dell'1-1 all'85esimo, ma non è finita, il Pescara con grande generosità, dobbiamo dire, nei minuti finali prova l'ultimo assalto, 95esimo, palla allargata per Frascatore, il suo sinistro basso, nulla da fare, un gran sinistro, nulla da fare per Cioci, ha calciato benissimo Frascatore.
classe 92, è un altro gol pesantissimo segnato da Frascatore, era già successo il 19 settembre a Pontedera contro il Montevarchi, in quell'occasione era subentrato in grosso per infortunio, che si era infortunato, aveva segnato all'88esimo sugli sviluppi di un'azione insistita da parte dei biancazzurri. Guardate, tiene la palla bassa, non può vederla Ciocci, un gran sinistro, complimenti a Paolo Frascatore, ultimo minuto di gioco, finisce qui la partita ad Olbia. Pescara batte Olbia 2-1, questa è una vittoria pesantissima per come la partita si era messa. 14esimo successo stagionale, il 7° in trasferta ad Olbia. Pescara batte Olbia 2-1.